Andiamo a vedere i teoremi sui triangoli rettangoli. Abbiamo un triangolo rettangolo come in figura, ovvero l'angolo alfa e i tre lati A, B e C. Abbiamo che il seno di alfa sarà uguale al cateto opposto fratto l'ipotenusa. Ovvero, nei termini del disegno, il cateto opposto all'angolo alfa sarà A e l'ipotenusa C, quindi A fratto C. Poi abbiamo che il coseno di alfa sarà uguale al cateto adiacente all'angolo alfa fratto l'ipotenusa, ovvero B fratto C. E la tangente dell'angolo alfa sarà uguale al cateto opposto fratto il cateto adiacente, ovvero A fratto B. Queste cose uno se le ricorda sempre per la verifica e dopo un mese ve le siete dimenticate. Quindi salvate il video.